Ciao ragazzi, buongiorno. Sono le 8:30 che mi sono appena svegliata. Sto aspettando che anche Enrico si svegli a breve, suppongo, perché no, non penso di dormire fino a tardi neanche lui, per fare colazione e cominciare la giornata. Oggi è mercoledì 20 ottobre, sì, e niente, noi siamo ancora qui a Padova, ma però tutto bene. E oggi volevo fare un nuovo vlog per portarvi con noi durante la giornata. Allora, come solito, finita colazione, mi vado a prendere le mie caramelline per i capelli, le unghie e la pelle. Le ho praticamente finite, me ne rimangono 4, quindi 2 giorni e le ho finite. Poi vabbè, me ne porterò da casa altre, che gli altri integratori li ho lasciati a casa per non avere troppo peso. Ok, abbiamo finito di fare colazione, adesso mi vado un pochino a sistemare il viso che sta abbastanza bene, non ho grandi imperfezioni a parte questo brufolino qui che non mi va più via, non riesco più a toglierlo. E sto cominciando ad utilizzare dei prodotti nuovi che ho comprato, non è una collaborazione, anche se a prescindere sapete che il mio parere è onesto sempre, perché altrimenti non vi consegnerei le cose, ma vabbè, questo ho detto e ridetto, se qualcuno mi vuole credere mi crede, se no. Niente da fare. Insomma, ho comprato dei prodotti nuovi perché avevo bisogno di alcuni prodotti che avevo effettivamente finito e quindi sì, sono andata in farmacia a prendere alcune cose perché io d'inverno purtroppo soffro di dermatite, mi capita spesso di soffrire di dermatite e quindi sì, insomma, ho bisogno di trattare la mia pelle con cose abbastanza delicate e ho deciso di comprare delle cose nuove che mi ispiravano, non avevo mai provato, ovvero dei prodotti di Jouer, ovvero questa marca qui. Ho comprato questa qui che è una mousse micellare detergente. Semplicemente uso mattina e sera per sciacquarmi il viso. La sera dopo che mi sono struccata, la mattina semplicemente appunto per cominciare la mattina. Sciacquo leggermente il viso per avere la pelle umida e poi vado ad applicare questo che è come un sapone, vedete? Così è. Applico un po' e massaggio tutto bene per pulire appunto un po' la pelle. Molto molto semplice. Avevo bisogno di un prodotto così per la mattina, per quando mi sveglio, per pulire un po' la pelle appunto. E quindi ho deciso di comprare questo qui, che per ora mi sta piacendo. Devo comprarmi anche uno scrub per la pelle, perché ho finito pure quello, sto finendo un sacco di cose ultimamente. Ho finito anche quello, non so di preciso quale comprare, però magari oggi pomeriggio se ho tempo andrò a fare un giro o da Sephora o non so sinceramente di preciso dove. Andrò a fare un giretto per vedere cosa trovo da comprare. Quindi mi sciacquo semplicemente il viso, così l'ho pulito un po' dalla sporcizia anche della notte, insomma, anche se non sono truccata, comunque il viso si sporca. Dovrò anche lavarmi i capelli oggi, che in realtà non sono troppo troppo sporchi perché sono, sì, non sono assolutamente perfetti. Ma li avevo oggi mercoledì, sto cercando di lavarli il meno possibile, 2 volte a settimana di solito, e li ho lavati sabato scorso, oggi è mercoledì appunto. Ieri facevano un po' pena, ma non avevo voglia di lavarli perché non avevo grandi impegni, quindi non avevo bisogno di avere i capelli super puliti. Ho messo un po' di shampoo secco e ha risolto veramente bene la situazione. Oltretutto in questo momento ho i capelli miei naturali, diciamo, quindi questo mosso un po' sfigato, perché col fatto che, come vi dicevo, è stato un periodo in cui ho avuto dei capelli veramente pessimi, ho deciso di, cioè sto cercando di tenerli il più naturale possibile e di usare meno la piastra, magari ecco, 1 volta a settimana con i capelli naturali e 1 volta a settimana, magari quando me li lavo per il weekend, che quindi devo uscire a fare qualcosa di più, allora me li sistemo un po' di più. Quindi sì, sto cercando un attimo di non stressarli troppo e sono molto fiera di me perché appunto sono 5 giorni tra una cosa e l'altra che non uso la piastra.
Niente, quindi sì, sono contenta, sicuramente mi farà molto bene. E adesso andiamo di crema. Ho comprato questa qui nuova di Jouer, che in realtà mi piace utilizzare in particolare la sera, perché è molto corposa, però quando finirò la mia attuale la utilizzerò anche la mattina, perché è una crema ricca e idratante, appunto molto corposa, molto ricca, ma a me d'inverno in realtà non mi dispiace. L'ho già provata appunto e come prima impressione mi piace, però comunque vado a finire questa qui di Clinique, che è la mia Moisture Surge, che non ho voluto ricomprare perché questa è un pochino più estiva. C'è anche la versione Moisture Surge Intense, quindi un pochino più corposa, un po' più invernale, però avevo voglia di comprare una crema nuova. Poi in caso, se vedo che non mi trovo troppo bene, vado a comprare questa qui invernale, che so che vado sul sicuro. Quindi vado ad applicare un po' di crema appunto e basta, sto tendendo di finirla, ormai ne manca veramente pochissimo, da lì sembra quasi un cuoricino. Ne manca veramente pochissimo, quindi sì, lo vado un attimo ad utilizzarlo. Comunque, altra cosa che mi è tornata super utile in questi giorni è stato questo, che è un balsamo riparatore per le labbra, perché ho avuto un sacco di problemi anche con le labbra, cioè praticamente con il freddo si erano praticamente scottate e avevo tutte le labbra, non so neanche come dirvi, rotte fondamentalmente, tutte rosse, mi facevano malissimo, e questo un giorno e mezzo di utilizzo ha risolto tutto, e credetemi, erano in condizioni veramente tragiche, quindi super consigliato. Da notare i miei bellissimi fiori. Il brufolo? Dai, i miei bellissimi fiori che sono arrivati ieri da Colvin. Ho comprato anche un vaso. Comunque stiamo per fare le lezioni. Ciao. Ragazzi, ho cercato con in realtà molti pochi risultati di fare un po' di allenamento, ma non ci sono riuscita praticamente, perché non so come, ero anche abbastanza tranquilla prima, avevo abbastanza voglia di... Ho cominciato ad allenarmi ed ero completamente senza forza, una cosa veramente assurda, sembrava una polpetta, e sì, mi sto allenando, non è che non mi alleni da mesi, ecco, e non riuscivo a fare praticamente nulla, mi fa male tutto. Per carità, è il primo giorno di ciclo, mi è appena arrivato, ma mi pareva di star bene, ma vi giuro, ho fatto una fatica, ma una fatica a fare le cose che faccio tutti i giorni in maniera tranquilla, che veramente sembravano anni che non le facevo queste cose qua, quando in realtà le ho fatte fino a ieri. Boh, no, non ho idea, quindi niente, adesso mi faccio una bella doccia, che mi devo lavare anche i capelli. Enrico è uscito, che doveva prendere delle cose per pranzo e non mi ricordo cos'altro. E niente, quindi adesso appunto doccia, capelli, poi pian piano pranziamo, perché bene o male è arrivata anche l'ora di pranzo. Stamattina abbiamo semplicemente studiato, abbiamo passato la mattina a studiare, io oggi seguivo da casa perché avevo le lezioni registrate, e domani è venerdì, invece vado in università, quindi così. Chef, pennette integrali, panna e funghi e prezzemolo. Giusto. Buon appetito, anche se non si dice. Ragazzi, allora, prima puzzi. Che mi puzza, mi sono fatta la doccia stamattina. Tra il brufolo e la puzza qui. Dai, dopo lo tolgo. È la terza volta che cerco di fare questa ripresa, ma Enrico mi interrompe. E sono le 4:30, prima che mi dimentichi che sto facendo il vlog tra le mille cose di oggi. Dopo abbiamo pranzato, vi ho fatto vedere il pranzo, appunto mi sono fatta la doccia, mi sono lavata i capelli, abbiamo fatto un po' di cose al computer, dobbiamo, essendo appena arrivati a casa, dobbiamo ancora sbrigare alcune cose tipo trasferimento del wifi e altro, e diciamo che oltretutto, come vi avevo detto nell'ultimo vlog, cioè nel primo di questa nuova avventura, abbiamo avuto qualche problema del tipo diverse cose, insomma, alcune cose che ci hanno portato ad avere alcuni fastidi, ecco, in questo appartamento, nell'entrare in questo appartamento, che adesso stiamo pian piano risolvendo. Ieri è arrivato il falegname, infatti, perché abbiamo alcune finestre che non si chiudono bene,
cioè tipo tutte, e domani torno al falegname in teoria a sistemarle perché dovevo fare dei controlli. Oggi è venuto l'elettricista perché avevamo alcune prese che non andavano, andavano a cambiarci il frigo perché il frigo non funziona, infatti anche adesso sta lampeggiando perché abbiamo il frigo che non raffredda molto bene e quindi non conserva bene le cose. Ovviamente non possiamo fare lo spesone grande perché non possiamo praticamente usare il frigo, cioè dobbiamo cercare di usarlo il meno possibile per evitare di far andare a male la roba. E cos'altro? Vabbè, abbiamo avuto una signora delle pulizie perché ci hanno dovuto sistemare un attimo l'appartamento. Quindi insomma sono un po' di giorni che abbiamo diverso un via vai dall'appartamento di falegnami, elettricisti, eccetera, che ci stanno venendo a sistemare un po' di cose. Vi ripeto, l'appartamento quando ce l'hanno consegnato era sporco, era in condizioni inaccettabili purtroppo. E per fortuna la mattina dopo ce l'hanno pulito, è venuta una signora delle pulizie, ma insomma diciamo che sono tutte cose che si stanno pian piano risolvendo. Anche il frigo non funziona, ce lo cambiano, ci arriverà il frigo nuovo, sono tutte cose che appunto si stanno sistemando per fortuna, ma che a prescindere non va bene perché dovevano essere sistemate già quando noi siamo effettivamente entrati in appartamento, perché sì, insomma abbiamo preso in affitto questo appartamento qua, sapevano il giorno in cui saremmo entrati e purtroppo ci è sembrato che non ci fosse stata per niente cura di questa cosa e ci è sembrato che non abbiano praticamente controllato questo appartamento prima di darcelo, e questo mi ha dispiaciuto veramente tanto, anche perché molto sinceramente mi sono sentita mancare di rispetto e mi sono sentita molto presa in giro, anche perché abbiamo avuto diversi problemi con questo appartamento, anche semplicemente per firmare il contratto e tutto, è stato abbastanza complicata la situazione, quindi dopo essere pure trattati così è stato un po' uno schiaffo, ecco. Non siamo rimasti troppo contenti. Diciamo che questo discorso qui dell'appartamento l'ho gestito principalmente io, perché nel periodo in cui eravamo andati alla ricerca dell'appartamento Enrico era via, quindi l'ho gestito maggiormente io questa cosa, e ho gestito maggiormente io la cosa, anche appunto la firma del contratto, l'intestazione e tutto, quindi tanto più con tutti gli sbatti che ci sono stati mi sono proprio sentita presa in giro. Quindi non è un video assolutamente, vieni qui, non vuole assolutamente essere un video fatto per diffamazione, cioè non voglio farvi un video in cui non voglio diffamare l'azienda, l'agenzia immobiliare e tutto. Non voglio diffamare direttamente l'agenzia, ma sicuramente se mi viene chiesto un parere sconsiglio vivamente di affidarsi a questa agenzia per appartamenti universitari e anche altri appartamenti, direi. Vicino alla stazione e io non mi sono trovata bene. Non sto dicendo, non li sto offendendo, sto dicendo con me non hanno avuto un comportamento giusto, non si sono comportati da agenzia immobiliare seria e competente, mi hanno trattata male e si sono comportati male con noi quando siamo entrati in appartamento. Sì, adesso. Si sono comportati male con me durante tutto il periodo e ora si stanno comportando male con entrambi. Giusto, adesso stanno cercando un po' di rimediare, però sì, comunque il servizio è scadente. Sì, e esatto. Non dovete prendere un appartamento con questa agenzia. Quello cioè, che è da evitare, punto. Quello che avevo detto io quando tu eri di là è che è vero che stanno sistemando tutto, che ci arriva il frigo nuovo, che ci sistemano le finestre, che ci sistemano le prese. Il punto è che doveva essere tutto pronto prima. Certo. Non è che io posso entrare in un appartamento e farmi sistemare tutto, noi non possiamo fare la spesa. Anche perché hanno trovato noi che ci stiamo lamentando e pretendiamo che le assolutamente cose vengano messe a posto. Abbiamo avuto dei bei litigi. Immagino che tante persone si accontentino e non vadano a rompere su tutte queste cose. Noi, vabbè, tanto più essendo universitari, sì, magari. No, assolutamente. Cioè, tanto più essendo universitari, magari c'è chi si accontenta. Noi non pretendiamo nulla che non sia quello per cui paghiamo. Tanto più queste cose dovevano essere a posto perché ci hanno fatto aspettare per entrare. Sì, esatto, quindi nel senso è tutto subito, un abbiamo dovuto aspettare
fare il trasferimento con calma, eccetera, eccetera, per avere un appartamento pulito. Tanto più perché una clausola del contratto dice che siamo obbligati a pagare un tot di spese di pulizia. Arrivo, è sporco? No, non funziona così. No, Non funziona. assolutamente, Per cioè, carità, signora è stata brava, ma ma sì, ho capito, è stata brava, però noi alla non è fine, riuscita a fare quello che doveva ma fare. no, ma infatti, cioè, noi alla fine, quando, come diceva Enrico, quando finiremo la nostra permanenza qui, il nostro contratto qui, dovremo pagare appunto questi soldi per pulire l'appartamento, per farlo trovare pulito agli inquilini successivi, ma noi non abbiamo trovato l'appartamento pulito, quindi io, cioè, sicuramente l'hanno pagato i soldi, quelli di prima. Ma faceva schifo, cioè, non so per cosa vengano pagati, non ne abbiamo idea. Non pretendiamo un appartamento di lusso, chissà cosa, ma semplicemente il minimo indispensabile, tipo un frigo che funziona, cioè nulla di... o delle finestre che si chiudono, nulla di particolare. Comunque stiamo risolvendo tutto, con Con calma. calma e con fatica. Comunque stiamo risolvendo tutto con calma e insieme ci stiamo facendo forza e Lasciamo. forza, forza e coraggio insieme per La vita è di risolvere passaggio. tutto quanto. E sta andando tutto per il verso giusto, dai, sistemiamo tutto. Sì, con calma. Boh, e adesso andiamo fuori perché siamo a casa da un sacco di ore, andiamo fuori a fare una passeggiata. Ragazzi, sono praticamente le 8, io sto andando a casa adesso che sono uscita prima a fare una passeggiata con Enrico e ora a fare aperitivo con le mie amiche e niente, sto tornando a casa per cenare con Enrico ovviamente e basta, sono molto contenta perché era tanto che non le vedevo. Grazie. Ho stressato talmente tanto la Mati che il telefono lo tengo io. E primo mercoledì universitario, c'è roba tua adesso. Ecco, Ho detto primo mercoledì universitario, dalla prima settimana vado. primo di tutto, possiamo andare. Ciao ragazzi, allora, come al solito siamo al giorno seguente, ormai non vi concludo praticamente più i vlog, il giorno in cui li comincio perché bene o male vi dimentico. Oggi appunto è il giorno dopo, ieri alla fine siamo usciti, dopo cena, andati a fare un giretto con i nostri amici, insomma siamo rimasti un pochino fuori mercoledì universitario, neanche troppo perché poi io stamattina avevo lezione, quindi dovevo svegliarmi relativamente presto. Oggi ho passato tutto il giorno, cioè sono andata a lezione. Però sono venuta via prima perché non mi sentivo troppo bene. Sono venuta a casa e mi sono messa a dormire perché ero morta, non so perché. Avevo un mal di testa assurdo, mi sentivo stanchissima, mi girava la testa. Il discorso delle mestruazioni, credo, non ho idea, però mi sentivo troppo bene, ma adesso mi è passato. E niente, ne approfitto adesso che sto un po' meglio per concludere questo vlog in maniera da editarlo così da caricarmelo domani. Per quanto riguarda il discorso della casa, oggi è venuto il falegname a sistemarci alcune cose, quindi bene. Stiamo aspettando anche il frigo nuovo in particolare e insomma vi aggiornerò su queste cose. Comunque grazie per aver visto questo vlog, vi invito a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto e niente, vi invito a iscrivervi al canale come sempre se non l'avete ancora fatto e a seguirmi su Instagram se vi va. A parte questo vi mando un bacio enorme, ci vediamo molto presto con un nuovo video, ciao!